Presente anche l'Aquila alla Hokkaido Innovation Week, l'evento dedicato alle innovazioni tecnologiche nei più disparati campi di studio che si tiene annualmente nell'isola dell'arcipelago giapponese. Accanto alle tecnologie dedicate alla sostenibilità, alla robotica, allo spazio e al settore agroalimentare, l'edizione 2024 ha accolto anche la sicurezza nello sport con la presentazione della startup Dymotech, fondata dall'aquilano classe 2001 Simone Panella. Un'opportunità di grande prestigio per il giovane aquilano, che nonostante abbia compiuto parte del suo percorso a Londra presso la Brunel Business School, ha mosso i primi passi proprio all'Aquila, con l'avvio della sua carriera rugbistica. Dymotech nasce appunto dalla mia breve carriera nel rugby, e purtroppo che si concluse qualche anno fa a causa dei traumi. Quindi poi da lì, durante il mio primo anno dell'università, iniziai a lavorare su questo progetto che potesse in qualche modo aiutare me e i miei compagni di squadra nel proteggersi da questo tipo di infortuni che purtroppo molte delle volte presentano questi sintomi in ritardo. I traumi cerebrali sono presenti in qualunque sport, non solo si parla di un infortunio che mostra questi sintomi in ritardo, ma perché appunto parliamo dell'organo più importante forse del nostro corpo, ovvero il cervello. L'evento, che si è tenuto nella città di Sapporo, ha dato l'opportunità di far conoscere la tecnologia dei sensori per sport di contatto targata Dymotech a un vasto pubblico, composto da sportivi, studenti, ma anche investitori privati. Non ci aspettavamo questo tipo di trazione, soprattutto dall'altra parte del mondo. E ovviamente far parte della fiera dell'innovazione di Hokkaido, che per noi è stato un onore. Abbiamo presentato la nostra azienda davanti centinaia di investitori e di persone interessate all'innovazione. E questo ovviamente ha portato grande interesse, tanto da essere menzionati in una delle, se non la testata più famosa di Hokkaido. Siamo stati a contatto con una realtà completamente tecnologica e di innovazione che ci ha reso sicuramente un tassellino in più che abbiamo costruito a riguardo.